Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo della Yamaha e torniamo sulla nuova MT-07 2025, una moto che rappresenta ovviamente anche in Fiera Milano ed era straguardata, un mare di gente era lì a vederla, a salirci sopra, sia la 07 sia la 09, perché Yamaha qualche giorno fa nel sito ufficiale ha inserito il prezzo della versione 2025 standard e della variante Yamaha Automated Manual Transmission, ovvero la sigla YAMT, e il prezzo, ragazzi, è veramente una bomba. Vi ho già parlato di questa versione nuova 2025, in quell'occasione non sapevamo ancora il prezzo, però io vi dissi che io avrei ipotizzato un prezzo di, non lo so, un 500 in più, cioè comunque motore 1.5 Plus, no? Telaio rivisto, ciclistica molto migliorata. Strumentazione nuova, abbiamo ride by wire, abbiamo traction control, cambio elettronico volendo, due riding mode più uno che è liberamente personalizzabile, configurabile, insomma, tante migliorie, no? E quindi ovviamente uno si aspettava almeno un 200-300 euro in più. E invece, ragazzi, bomba incredibile, il prezzo non va a cambiare rispetto alla versione 2024. Non so come sia possibile. Chiamiamolo il miracolo di Yamaha, probabilmente è questione di, non lo so, o facevano la cresta prima sulla 07 e adesso comunque hanno margine per migliorarla e tenere comunque prezzo uguale, oppure non lo so, cioè magari hanno abbassato i costi, non lo so, della componentistica e via dicendo, migliorati i processi industriali, non lo so, però tant'è, il prezzo ragazzi rimane uguale alla 2024 e poi vi dico quanto costa la variante YMT, che costa di più ovviamente, no? E ovviamente discorso prezzo, rimanendo il prezzo uguale alla 2024, vedendo quanto sta vendendo bene quest'anno la 07, è la naked più venduta in Italia, è al quinto sesto posto, vende molto di più rispetto per esempio alla 750 Hornet della Honda. Considerando che la nuova versione è messa molto meglio e costa uguale, secondo me il prossimo anno ne venderanno un macello. Quindi Yamaha ha fatto un lavorone sia sulla moto, perché adesso non si può veramente più criticare su niente, sia sul prezzo. E avete anche, volendo, se vi interessa, spendendo un pochettino di più, la tecnologia nuova del cambio Yamaha AMT, no? Anche lì Yamaha comunque crede nel suo cambio, cioè Honda, il sistema tra virgolette nuovo e clutch, no? Come cavolo si chiama, visto sulle 650 CB e CBR. Fondamentalmente Honda l'ha presentato ed è uscito soltanto dove? Su quelle moto, no? Cioè non è che all'ECMA 2024 sono arrivate altre moto con quel tipo di cambio, no, soltanto relegato alle 650, come se Honda l'avesse fatto così tanto per, no? Cioè non sembra crederci Honda nel sistema e-clutch, nonostante secondo me non sia niente male. Invece Yamaha ha presentato il sistema AMT bene, boom, è arrivato sulle MT-09, sulla 309, anche sulle MT-07, poi arriverà anche su altre moto, arriverà anche sulla 307 poco ma sicuro, vi dicendo, cioè ti dà l'idea comunque di una casa che crede nella tecnologia che ha sviluppato, contrario della Honda. Quindi Yamaha nulla da dire, cioè questo giro veramente ha una gamma per il prossimo anno spettacolare. Con dei prezzi, c'è chi critica il prezzo della 309 GT Plus, vi dicendo, ma per quanto mi riguarda, secondo me i prezzi sono corretti, ancora di più sulla 07. La 07 è impossibile criticarla a questo punto. Detto questo, ragazzi, velocemente vi ricordo un po' come è fatta la 07 2025, poi vi dico quanto va a costare la versione standard e la variante AMT. Vado un po' veloce perché la moto già l'ho presentata, anche di foto ve ne metto poche perché comunque la moto era presente in Fiera Milano. E comunque vi hanno già parlato, quindi l'avete vista anche dal vivo e toccato con mano e saliti magari anche sopra, no? Visto che la moto era lì, ci si poteva salire sopra. Ecco, la moto disponibile dal prossimo anno in tre diverse colorazioni, che sono la Ice Storm, quella bianca, una specie di bianco grigio con i cerchi di questo color tipo azzurro, veramente molto molto bella, che era poi quella che c'era anche all'ECMA, no? C'era lì una da poter provare a salirci sopra con sistema AMT, molto bella questa colorazione anche dal vivo, è bella in foto e bella anche dal vivo. La seconda è la Icon Blu, anche lei è molto bella secondo me, c'è questo mix di colore tra questo blu acceso Yamaha e la parte anteriore invece con questo blu un po' più scuro saturo, molto bella questa livrea. E poi la terza invece è la Tech Black con la nera, che non è male, secondo me non sfigura per niente anche la nera, no? Per quanto riguarda le migliorie si parte dal design.
estetica rivista completamente rispetto alla versione 2024 in positivo. Secondo me la moto è molto molto bella, sia in foto che dal vivo. Mi è piaciuto veramente molto perché ricorda le MT-09. Sembra un po' una piccola 09 con motore 690 e un ottimo lavoro, cioè così è veramente molto bella. Secondo me è un cambio totale rispetto alla 2024 che a me faceva un po' ribrezzo. Questa è bella, questo doppio faro LED, bello cattivo. Hanno integrato anche qua questo sistema di amplificazione acustica, no? Con queste, diciamo, feritoie, zona serbatoio, che portano il sound, insomma, della moto al pilota e coinvolge più il pilota, insomma, intanto che guida. Un sistema che appunto arriva dalla MT-09 e rivisto un po' anche nella parte laterale, insomma, da vedere. Secondo me è una bella moto, quindi design secondo me è azzeccato, promossa per essere una naked entry level, cioè è fatta veramente molto bene, no? Poi vabbè, hanno cambiato manubrio come posizione, adesso è più basso e anche più vicino al pilota, più arretrato. Posizione anche delle pedane del pilota ribassate, così sta meglio chi magari è un pochettino più alto, un'ottima cosa questa. E poi hanno rivisto anche il telaio, e per quanto riguarda le altre migliorie si va dal motore alla ciclistica e via dicendo. Insomma, è una moto che cambia molto rispetto alla 2024, non viene stravolta, il motore è sempre quello, ma era 5 Plus, però ci sono molti cambiamenti, e considerando il fatto che KTM vi fa pagare 1000 euro in più per cambiare un adesivo, no? Quando cambiano la livrea magari 2025 il prezzo aumenta di 1000 euro, ma anche Ducati fa così molte volte, cioè qua secondo me veramente Yamaha ha fatto lavorone. Per quanto riguarda le caratteristiche, il motore è il motore 690, quindi sempre lui CP2 omologato Euro 5 Plus, con una potenza di 73.4 cavalli a 8.750 giri, mentre la coppia è 68 Nm a 6.500 giri, quindi motore come potenza coppia non cambia rispetto all'anno scorso e rispetto al motore CP2 della, per esempio, Tenere 700 oppure Tracer 7, no? O la XSR 700, tutte le moto che montano CP2 Yamaha, le prestazioni sono sempre le stesse. Qua il motore Pro Euro 5 Plus, il peso 183 kg in marcia, la variante AMT con cambio AMT manuale automatico pesa 3 kg in più in marcia, 186 kg, altezza sella 805 mm, quindi una sella che come altezza contenta secondo me chiunque, e serbatoio da 14 litri. Ecco, ovviamente inquadriamo sempre questa moto come entry level, non è una moto che si può confrontare con la categoria superiore, per esempio la 750 Hornet o GSX-8S o 790 Duke, né tantomeno con le naked media tipo 0900 T09, no? È una entry level questa, ed è così secondo me quest'anno una delle migliori entry level, se la gioca per intenderci con la Trident 660. Fare paragoni con la Kawasaki 650Z secondo me ha un po' poco senso, in quanto al confronto ormai la Kawasaki è un mezzo barattolo, un accrocchio con la forcella telescopica ancora, roba da anni 2000, e quindi, cioè, nel senso, per fare un paragone corretto andrebbe paragonata questa moto con la Triumph, con la Triumph 360. Poi come ciclistica, il telaio che è in acciaio, anche se comunque rivisto, la forcella stay rovesciati da 41 mm col mono regolabile in estensione precarico, quindi finalmente arriva la forcella stay rovesciati. Una cosa che io chiedevo praticamente da anni e anni, era impossibile vedere MT-07 con la telescopica, no? Visto anche quanto vende, è arrivata la stiera rovesciata, per fortuna, con l'impianto frenante anche migliorato, doppio disco anteriore, 2,98 mm, ma con pinza radiale a 4 pistoncini, anche lì un'ottima cosa, un'ottima miglioria, e al posteriore un singolo disco, 2,45 mm, gommata 120 e al posteriore 180, ovviamente sempre con l'ABS. Quindi miglioria lato ciclistica, fondamentalmente telaio rivisto, forcella stereo rovesciati da 40 mm e ripiata frenante con la pinza all'attacco radiale a 4 pistoncini. Poi come strumentazione anche qua miglioramento, TFT da 5 pollici con Bluetooth, e si può anche utilizzare la navigazione scaricando l'applicazione, mi sembra, della Garmin, se ricordo bene. Comunque si può connettere smartphone e moto, c'è sistema anche Yamaha Red Control se vi interessa, due riding mode preimpostati, sport e street, e c'è un terzo riding mode che si può liberamente personalizzare, immagino anche dal telefono con sistema Yamaha Red Control come fa la MT-09. E poi c'è il traction control, anche lì una bella miglioria, una buona aggiunta, e volendo, però si paga a parte,
Il cambio elettronico bidirezionale up e down, però si paga a parte. Nel configuratore non l'ho trovato, però magari ho guardato troppo di fretta. Comunque, volendo, la versione standard si può avere con il cambio elettronico qui shifter, che anche lì è una bella cosa, no? E questa più o meno grandi linee, insomma, è la moto come è fatta. Hanno rivisto anche i comandi a manubrio e c'è un sistema anche interessante. Come sulla Honda, sistema che disattiva automaticamente le frecce se viene indicata accese, è molto utile, le dimentico sempre, mi si spengono da sole sulla Hornet, però comunque c'è anche sulla Yamaha, e c'è il sistema anche che attiva le frecce in caso di frenata in emergenza, così dietro, insomma, si accorgono che avete frenato forte. Poi in realtà, secondo me, non lo capisco neanche quello che sta succedendo, però comunque si attivano le quattro frecce in caso di frenata di emergenza. Prezzo, ragazzi. Allora, ripeto, io avevo ipotizzato a fronte di una civistica migliorata così tanto, che non è poco, cioè, facciare asti rovesciati, pinza, radiale quattro pistoncini, insomma, non sono da 10 euro, no? Quindi, a fronte di una civistica migliorata, motore Euro 5 Plus, strumentazione nuova, ride by wire anche, elettronica migliorata. E design rivisto, io mi sarei aspettato almeno un 300-400 euro. Vi dissi l'altra volta 8.500 euro. In realtà, ragazzi, no. Cioè, guardate qui di fianco, il prezzo è invariato: 8.000 euro. Costa come la 2024. Assurdo, assurdo. L'unica spiegazione che mi viene da pensare è che facevano la cresta l'anno scorso sulla 07, avevano più margine probabilmente. Adesso magari hanno ridotto il margine, ma hanno migliorato la moto, no? Quindi. Cioè, comunque sì, è incriticabile questa cosa. Cioè, è una moto, la standard, ma anche la MT assolutamente che non ha critiche. Cioè, nessuno penso possa aprire bocca su questa moto. Cioè, per come è fatta, come è migliorata e quanto costa, prezzo che non va a aumentare. Chapeau, ma cioè, non si può dire niente. Neanche 100 euro in più, neanche 100 euro in più. Honda, la fregatuina nuova. Faccio paragoni con la Honda perché è la prima casa che mi viene in mente. Lo fa anche Kawasaki, lo fa anche KTM, lo fa anche Ducati, però la Honda, 100 euro in più sulla fregatuina. Per una versione 2025 che è uguale alla 2024, soltanto con una grafica leggermente aggiornata, ma neanche di tanto, che neanche lo si vede praticamente. No? Quindi, chapeau Yamaha, niente da dire. Invece la variante AMT, Yamaha Automatic Manual Transmission, costa un po' di più, però vi regalano anche il Cruise Control, qui di fianco vedete il prezzo a partire da 8.600 euro. Però avete il cambio manuale automatico e avete anche il Cruise Control di serie, no? Nella versione AMT. La AMT vado veloce, ragazzi, perché ormai l'ho spiegato mille volte. Toglie la leva della frizione, toglie il pedale del cambio, si cambia semplicemente in maniera manuale, quindi in MT si cambia con le dita, pollice indice, c'è un bilanciere, una levetta sulla mano sinistra, più o meno per salire di marcia o scendere di marcia. Fate conto che è un cambio elettronico, però dove cambiate con le dita, no? Lì se usate il cambio manuale. Se invece volete utilizzare la modalità AT, Automatic Transmission, insomma il cambio automatico, la moto cambia marcia automaticamente, se vi interessa. Due diverse modalità dell'opzione AT, avete il drive e drive plus, come si dice, drive più, drive la moto cambia in maniera più tranquilla, drive più, drive plus, drive plus, come si dice, invece la moto cambia in maniera un pochettino più sportiva, no? Questo velocemente è il sistema MT che personalmente lo ritengo il miglior sistema attualmente disponibile, migliore concettualmente rispetto ai clutch della Honda, ok, rispetto all'ASA della BMW, secondo me, rispetto anche all'MT della KTM, anche se per complessità non arriva al livello della DCT della Honda, però va detto che la dual clutch transmission, insomma, della Honda è ecco, un pochettino, secondo me, complicatino da imparare. Quindi, ecco, questa è la variante AMT, cambio manuale automatico. Se mi chiedete 8.600 spenderesti per la variante AMT, in tutta onestà vi dico no. Cioè, in tutta onestà, secondo me, il sistema Yamaha AMT va bene sulla 309, va benissimo. 309 è super perfettissimo, cioè un sistema guidi manuale oppure guidi in automatico, no? Cioè, è una cosa che ha senso su una 309. Già sull'MT-09, secondo me è ok, deve essere molto figo guidare in quel modo lì, in MT, cambiando marcia come se fosse un quick shifter, ma con le dita. Sicuramente deve essere fighissimo, però è un po' utilizzare la MT in maniera zoppata, cioè al 50% perché andate in giro su una naked sportiva usando solo la MT e quindi di fatto la T non usate mai, no? Idem anche la MT-07.
Motore 690, la potenza, vi dicendo, concettualmente una moto naked per divertirsi, secondo me la T non usereste mai, a meno che ovviamente non sapete usare la moto, avete paura delle marce, beh oddio anche quello, però se ci penso adesso a pensarci effettivamente non è male come cosa. Yamaha prende dentro anche quelli che magari hanno paura delle marce, magari nuovi al mondo delle moto, spendono 600 euro in più e non devono star lì a pensare a cambiare le marce. Lo farà solo la moto, poi al massimo dicono metto in MT un giorno e provo a cambiare marcia io, no? Cioè ci sta, io non lo consiglierei onestamente, il T07 la prenderei in versione standard. Va anche detto che però in ottica futuro, ho già fatto questo discorso, il sistema è nuovo MT, no? Bisogna vedere se prenderà piede, insomma, nel mondo delle due ruote, ma penso di sì, visto che ci crede KTM, ci crede anche BMW, no? Ci crede anche la Honda con la DCT, vi dicendo. Quindi può aver senso prendersi la versione MT-07 AMT spendendo 600 euro in più perché magari tra 5 anni, quando la moto la cambiate, avrà più valore, no? Tra 5 anni magari tutte le moto usciranno, magari anche le cinesi, con i sistemi di cambiata manuale automatica e quindi, capite, un conto sarà tra 5 anni vendere una moto con il vecchio sistema di cambiata, con la leva della frizione e del cambio, un conto sarà rivendere la moto già con un sistema comunque di cambiata manuale automatica. Quindi potrebbe essere, comunque, bisognerebbe fare un discorso qua, insomma, pregi e difetti ci sono. Il pregio del prendere la versione standard è che la paghi di meno, però sul lungo corso, lungo termine, secondo me, può avere più senso avere l'AMT. Io prenderei la versione standard, però non lo so, lasciamo da parte. Comunque, avete capito cosa intendo dire? Ecco, l'AMT io ve lo consiglio se non sapete magari guidare la moto, avete paura delle marce. E se fate un discorso di rivendibilità in ottica futura, se anche voi scommettete su questo tipo di cambiata, no? Perché se no la standard potrebbe perdere molto valore magari nel giro di poco tempo. Possiamo vedere come si evolverà il mercato delle due ruote, ecco, se altre case crederanno nel sistema MT oppure no. Comunque, da questo è tutto, da parte mia complimenti, cioè non si può dire niente, Yamaha, con l'MT vi regalano anche come scontro. Quindi capite, non si può dire niente, non si può criticare Yamaha da nessun punto di vista, neanche l'estetica, il design, niente, cioè mi va male, a questo giro non posso dire nulla alla Yamaha. Tendenzialmente la MT-07 l'ho sempre criticata, però a questo giro non si può dire niente. Brava Yamaha, la moto la proverò sicuramente, poi il prossimo anno penso alla Yamaha di Lodi, sapete che vado sempre lì con Daniele, insomma, organizziamo le prove, i giri e quindi non appena ci sarà la demo proverò la moto. Se riusciamo anche la R9, se riusciamo a portare una moto demo anche lì, magari se riuscirà a portare una moto demo anche lì, sicuramente cercherò di provare la R9. Comunque, da questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova 07, se vi piace, se non vi piace, se l'avete vista all'ECMA, se vi attizza 8.000 euro oppure no. Certo, 8.000 dite, fa concorrenza la Honda, no? Però la Honda ha un altro motore, ma non ha l'appeal che ha l'MT-07 e poi non ha 180 come invece ha la 07. E secondo me Honda verrà demolita anche nel 2025 dall'MT-07. Staremo a vedere. Da questo video è tutto, è stato come sempre Enrico e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!